È un Napoli che vince, è un Napoli che incanta l'Europa intera, è un Napoli che si avvicina sempre di più, passo dopo passo, vittoria dopo vittoria, al primato assoluto nel gruppo A di Champions League. 5 su 5, 5 vittorie in altrettante partite in questo viaggio incredibile, in questo viaggio clamoroso per la formazione di Luciano Spalletti. 12 vittorie consecutive, 14 vittorie, 2 pareggi nelle 16 gare disputate in questa stagione fino al 26 di ottobre. Numeri da paura, numeri che incantano la Champions League, numeri che incantano l'Europa che conta. 20 gol fatti, 4 subiti, il Napoli si avvicina sempre di più al primato assoluto aspettando la trasferta nell'ultima giornata della fase a gironi della Champions League in quel di Anfield Road contro il Liverpool di Jurgen Klopp, che espugna con grande merito la Johan Cruyff Arena, batte 3-0 con i gol di Mohamed Salah, di Darwin Núñez e Elliot in quel di Amsterdam. Un successo che proietta anche i Reds agli ottavi di finale di Champions League. Il Napoli, che non dovrà perdere con almeno 3 gol di scarto, dovrà giocare una grande partita anche in quel di Anfield dopo il poker rifilato ad inizio settembre proprio alla squadra di Jurgen Klopp. Ma andiamo a parlare del match della Maradona, perché ragazzi è stata la serata indiscussa del record battuto in famiglia del padre del Cholo Simeone per Giovanni Simeone, un predestinato 4 gol nelle prime 4 partite della Champions League. Ecco ragazzi, è stata la serata indiscussa in cui in 15 minuti si è preso letteralmente la copertina, i fari della serata in quel del Diego Armando Maradona. Prima una palla illuminante da parte di Lorenzo, da un esterno all'altro, dall'assist offerto da Di Lorenzo all'assist di Mario Rui. In 5 minuti Giovanni Simeone si prende il Diego Armando Maradona. Prima con una conclusione bellissima di destro, ricorda un po' il gol che abbiamo ammirato domenica sera all'Olimpico con la perla di Victor Osimhen. È un Napoli che adopera comunque anche un leggero turnover, ma è un Napoli che vince e convince lo stesso. È un Trace che non emette sentenze in quella della Maradona, vittoria in quella di Ibrox, vittoria anche in quella della Maradona. 3-0 l'andata, 3-0 al ritorno, però una partita completamente diversa perché quella vinta, portata a casa in quella di Ibrox, è stata una vera e propria battaglia sportiva con il Napoli che aveva sbagliato addirittura due calci di rigore con Piotr Zielinski. Proprio dagli 11 metri riuscì a sbloccare il match al 70esimo per poi archiviare la pratica scozzese nel finale con grande maestria. Dalla doppietta di Giovanni Simeone, dall'assist di Lorenzo all'assist di Mario Rui alla traversa al 21esimo di Dombélé, sempre sul servizio illuminante di Lorenzo. Simeone che si mangia anche l'opportunità per la tripletta personale più volte nella ripresa al 51esimo, ci mette una pezza McGregor al 92esimo su inserimento di Zielinski, sbaglia la conclusione all'interno dell'area di rigore, il Tris partenopeo invece porta la firma di un esordiente alla seconda partita da titolare. Leo Østigard, l'ex difensore del Grifone, ex difensore dello Stoke City, gira con una bella stoccata il corner battuto da Jack Raspadori a più volte, a più riprese vicino al gol nella serata in cui ritrovava la maglia da titolare dopo il ritorno di Victor Osimhen. Grande chance per Raspadori a fine primo tempo su una bella combinazione tra Politano ed Elmas sulla destra.
Nel complesso è stata una partita dominata dal primo al novantesimo, una grande prova di maturità che avvicina sempre di più il Napoli di Luciano Spalletti al primo posto, al primato assoluto in questa fase a gironi della Champions League. E quindi mancano solamente 90 minuti al verdetto conclusivo, l'ultima battaglia in quella di Anfield Road per conquistare il primato assoluto. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!